Beh, io ho avuto l'onore di intervistare un altro monumento che purtroppo oggi non c'è più ed era Alda Merini. Solo che inizialmente ho avuto un po' dei problemi, no? Non ve lo nego, visto che mi ero preparato una lista di domande da bravo scolaretto. E la prima domanda che le feci era: signora Merini, ma lei da dove prende l'ispirazione poetica? Silenzio, mi guardò, mi squadrò dalla testa ai piedi in cagnesco e mi disse: signore, sono anche cazzi miei questi. Quindi come intervistatore sono una promessa.